Santo mistero del tuo corpo e del tuo sangue, sentiamo in noi i benefici della redenzione. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Santissima di Gesù, invochiamo insieme e diciamo: Dio sia benedetto, benedetto il suo santo nome, benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, benedetto il nome di Gesù, benedetto il suo sacratissimo cuore, benedetto il suo preziosissimo sangue, benedetto Gesù nel santissimo sacramento dell'altare. Benedetto lo Spirito Santo Paranto, benedetta la Gran Madre di Dio, Maria Santissima, benedetta la sua Santa e Immacolata Concezione, benedetta la sua gloriosa Assunzione, benedetto il nome di Maria, Vergine e Madre, benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo, benedetto Dio nei suoi angeli e nei suoi santi. Thank you.
Foriano, ha detto tu saluta all'inizio della celebrazione, poi alla fine fai i ringraziamenti, quelli dovuti, e quindi il ringraziamento, quello più importante, va a Gesù, perché ci ha fatto vivere questo momento e soprattutto perché ha la capacità di metterci insieme a noi sacerdoti, ai quali va il mio ringraziamento, perché è sempre bello stare insieme. Grazie ai diaconi, grazie a questi meravigliosi bambini che hanno veramente reso più bella la processione nella ritualità. È bello vederli così, sempre pronti con la loro generosità, perché comunque è stancante il cammino. Grazie a tutti quanti voi, l'ho detto prima in chiesa, dal più grande al più piccolo, quindi grazie Sindaco perché sei presente e devo dire la verità perché sei veramente vicino alla comunità cristiana, soprattutto nella persona del consigliere Davide Laezza, e comunque sei sempre pronto a venire incontro ad ogni bisogno. Grazie al comandante, grazie a tutti coloro che hanno reso possibile questo momento, ai ragazzi della parrocchia che hanno pensato a tutto questo. Veramente da stamattina stavamo pensando fuori, poi si è alzato il vento, ha rovinato un po' l'atmosfera all'esterno, ma non l'ha rovinata nei nostri cuori. Ogni lampada che vedevo spenta dal vento, in ogni lampada e per ogni lampada sentivo Gesù che diceva: io voglio il tuo cuore acceso, voglio il cuore di ognuno di voi, non mi interessano le lampade quelle esteriori. Quindi si accende il nostro cuore, e questo ringraziamento veramente a tutta la comunità, perché ognuno di noi da questo momento, tutte le volte che guardiamo a Gesù, all'Eucaristia, tutte le volte che contempliamo la sua presenza reale, possa crescere in noi il desiderio di amarlo e soprattutto di amarlo nei nostri fratelli. Tabernacolo è sull'altare, custodisce le specie eucaristiche, tabernacolo è il cuore di ogni uomo nel quale c'è Gesù, e per questo va amato, va rispettato, soprattutto va considerato fratello e sorella. Grazie a tutti quanti voi, vi auguro una buona e santa serata. Prima di andare via in sacrestia, che il vento non l'ha permesso, avevamo pure pensato ad un buffet fuori, quindi vi aspettiamo in sacrestia, c'è anguria e ci sono dei dolci, quindi c'è da bere, vi ritemprate un poco e quindi possiamo con il Signore essere ristorati. Grazie a tutti.